The New Stories. La tua informazione libera. Si è tenuto il funerale di Elsie, una bambina di 7 anni tragicamente uccisa in un accoltellamento di massa avvenuto a Southport, nel Regno Unito, il 29 luglio. Elsie è una delle tre giovani vittime di questo attacco, avvenuto durante un corso di danza a tema Taylor Swift, che ha causato anche 10 feriti, tra cui 8 bambini, e ha scatenato proteste anti-immigrati a livello nazionale. I genitori di Elsie, Jenny e David, hanno organizzato una cerimonia funebre caratterizzata da colori vivaci e musica. La strada è stata decorata con nastri rosa e ai partecipanti è stato chiesto di evitare il nero. Gli amici in lutto hanno sfilato in processione indossando abiti colorati che si intonavano ai nastri appesi ai lampioni lungo il percorso. La bara di Elsie, avvolta in un sudario multicolore, è stata trasportata nella chiesa di St. John a Birkdale, vicino a Southport, dove era stata battezzata. Questa mattina, la famiglia ha reso omaggio alla loro figlia, definendola straordinaria e davvero indimenticabile. Durante la cerimonia, i suoi insegnanti e compagni di classe hanno ricordato Elsie come una bambina che faceva ridere tutti e che portava sempre i calzini più belli. Alla fine del servizio, la bara è stata portata fuori dalla chiesa da persone che indossavano braccialetti di Taylor Swift, mentre un cantante solitario intonava Love Story, una delle canzoni preferite di Elsie. La piccola è morta insieme a B.B. King, di 6 anni, e Alice da Silva Aguiar, di 9 anni, a seguito dell'attacco nel club vacanze di Taylor Swift il mese scorso. La chiesa era gremita di persone venute a rendere omaggio a questa bambina che il vicario, reverendo Jenny Hardy, ha descritto come una ragazza straordinaria, una bambina che amava le grandi feste. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.